un incendio ha colpito una casa, un'abitazione in via Spartaco, dentro abitava un'anziana che è rimasta gravemente ustionata. Lei è stato il primo a intervenire per aiutarla, sì, giusto? Sì. Cosa è successo? Come sono andate le cose? Allora, è capitato stamattina, mi è suonato una persona, un'inquilina, abito qua, è lo stesso palazzo. Beh, è suonato lo citofono, io ero arrivato, è uscito fuori, mi dici... stai bruciando casa, io non capisco quale casa, quale appartamento stai bruciando. Allora uscivo, l'ha visto, è questo qua appartamento della signora Rita, io la chiamo Rita sempre, no? Allora ho buttato via la porta, ok, uscivo il fumo, uscivo proprio il fuoco, allora ho uscito, hai messo la scala avanti il balcone e ho trovato la signora in angolo. Nell'angolo qua. Nell'angolo qua. Sì, no? Intanto qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco. Qualcuno l'ha chiamato vigili del fuoco. Non lo so dopo quant'è. Uh-huh. Noi, la signora qua, ha aiutato per portare l'acqua. Buttiamo l'acqua dentro l'appartamento. Però non uscivo ancora la fiamma. Capisci? Per un momento, poi la signora sta cadendo. Dopo è arrivato vigili del fuoco, è arrivato l'ambulanza e è tirata su. Ok. Così la cosa è andata. E voi siete rimasti intossicati qualcosa, no? C'è due persone, ah. Sì, perché sono io fuori, io ho detto all'inizio, appena io ho aperto la porta, ho smontato la porta giù, ok? Però usciva il fumo, però non uscivo a entrare, è il fumo, il fuoco. Allora è arrivato qua. E altre due persone sono rimaste intossicate? Sì, 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 c'è un signore qua, un figeli. Però... lui. Poi c'è un'altra signora. Però qua. Sta bene adesso? Sì, sì, sta bene. Ma hanno fatto aiuto tanto. Mi spiace per la signora, mi spiace per lui.